Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni, al capitolo 16, dal versetto 16 e seguenti, leggiamo: «Un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete. In verità, io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia». I discorsi che Gesù fa agli sgoccioli della vita terrena sono avvolti da uno strato di mistero. Non c'è quindi da meravigliarsi della confusione dei discepoli che davanti alle parole di Gesù si sentono spaesati, confusi. Gesù sembra voler dire loro che ancora per brevissimo tempo saranno nella condizione di vederlo, riconoscerlo nella sua carne visibile, ma poi lo vedranno con una visione diversa, in quanto si mostrerà a loro trasformato, trasfigurato dopo la sua risurrezione. Gesù sta cercando di rendere meno traumatico il distacco dai suoi discepoli. Lui sa che quando lo vedranno appeso alla croce come il peggiore dei delinquenti, tutto il percorso di vita e di amicizia fatto nei 3 anni di esperienza comune subirà una brusca frenata e si genererà un'incredibile delusione. Gesù sente il bisogno di dire che la sua assenza, in seguito ad una morte così infamante, non sarà definitiva. La morte non è il muro eretto contro ogni speranza di vita degli uomini, perché è stata attraversata e vinta dal Messia Gesù, il Figlio di Dio. Egli l'ha presa su di sé, portando a compimento il disegno del Padre e la sconfitta, consegnandosi per amore al Padre e agli uomini. La consegna dello Spirito non è per Gesù solo l'atto di spirare, ma molto di più di quello di consegnare, donare la vita agli uomini. In fondo, Gesù non ha mai detto che sarebbe andato tutto bene, ma che andrà a finire bene. Se questo è vero, allora il mistero pasquale apre ad ogni uomo la possibilità di sperimentare una gioia inaspettata e improvvisa proprio dentro la sofferenza e a volte la disperazione più nera. La tristezza si cambia improvvisamente in gioia, senza alcuna ragione apparente. Se la tristezza sfigura, la gioia trasfigura. La gioia non è vivere di risata in risata. La gioia non è essere divertente. La gioia cristiana non è una cosa che si compra o io la faccio con lo sforzo. No, è un frutto dello Spirito Santo. Quello che fa la gioia nel cuore è lo Spirito Santo che il risorto ci dona. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.